amici lettori della rete, ben ritrovati al nostro appuntamento abituale con l'ora del libro. Oggi vado a recensirvi un po' di titoli letti che mi sono accorta non vi ho ancora presentato. Una parentesi, sono testi di genere differente, quindi troverete il romanzo e troverete il saggio. Il primo titolo di cui voglio parlarvi è Istruzioni per maghi erranti di Andrea Panatta, un'edizione Spazio Interiore, un editore che vi suggerisco di tenere d'occhio perché è impegnato nella pubblicazione di testi che muovono l'umanità verso quel risveglio, verso quella crescita spirituale, verso quella crescita interiore di cui secondo me necessita, di cui secondo me ha tanto bisogno, ha tanta sete. Siamo disidratati di sentimenti, disidratati di emozioni, ci siamo prosciugati e ora non sappiamo più dove andare ad attingere per rinfrescarci, per avere sollievo. L'umanità è un po' in crisi e allora Andrea Panatta ci spiega come guardare al meglio alla realtà e lo fa attraverso un linguaggio molto semplice, molto scorrevole, sfizioso, a tratti metaforico e fiabesco, sostituendo alla figura dell'uomo moderno la figura del mago, quindi anzi identificando l'uomo moderno come un mago viandante che va per la sua strada e che cerca di fare pratica di magia. Siccome governare gli elementi dell'universo e governare gli elementi dell'universo interiore, poi soprattutto, non è un compito semplice, allora ci fornisce alcuni suggerimenti, ci fornisce alcune dritte. Noi abbiamo una vista molto debilitata a causa della sfocatura. La sfocatura per Andrea Panatta è quella lente attraverso cui abbiamo letto e interpretato la realtà, il nostro vissuto nel corso degli anni, che però non è naturale, quindi ci rimanda un'immagine ingannevole, una dimensione distorta e camuffata della reale realtà che è al di là, perché è stata imposta da una serie di fattori esterni, convenzioni sociali, convenzioni culturali, dogmatiche, ideologiche, politiche, religiose e quant'altro. Quindi questa lente dovrebbe essere pulita, oppure, meglio ancora, bisognerebbe disfarsene, perché ci serve guardare al mondo con occhi vitrei, con occhi cristallini che risplendono di una luce interiore, di una forza e di una consapevolezza che scaturisce da dentro, da quel nocciolo, da quel fuoco sacro che si chiama cuore, che vorrebbe librarsi e prendere voce, ma che molto molto spesso, la quasi totalità delle volte, viene silenziato a favore della mente. La mente che mente, perché altrimenti non si chiamerebbe in questo modo, e io l'ho constatato, l'ho verificato nella mia vita. La mente è un'imbrogliona, una versione inedita del nostro vivere e dell'uomo in quanto essere radicato alla terra, ma anche innalzato, teso verso il supremo cielo, verso il supremo universo. Il secondo titolo che vi segnalo è I curanderos dell'anima di Hernán Huarache Mamani, spero di pronunciare bene il nome dell'autore, che vanta una bibliografia vastissima, è stato insignito di diversi riconoscimenti, prestigiosi riconoscimenti, è stato consacrato un po' come il guru della letteratura sudamericana, di quella letteratura che salvaguarda la tradizione, che difende le culture del posto, quelle credenze, quelle mitologie, affezioni per la madre terra che riguardano il contatto diretto tra l'uomo e la natura, quindi alla fine pratiche e credenze rudimentali, semplici, che possono essere vissute e frequentate tutti i giorni della vita nella nostra quotidianità, certo all'interno, chiusi dentro queste scatole di cemento che chiamiamo case, è un po' più complicato perché ci manca, viene proprio a perdersi quel legame ancestrale, quel legame intimo, quasi proprio sessuale, quindi viscerale, con la natura. Però possiamo mantenerlo trovando luoghi che ce lo ricordino, o dove ancora la natura è sveglia e non è stata uccisa barbaricamente per mano di un uomo avido di conquista, avido di potere. È un diario di bordo, quello dei curanderos dell'anima, ed è un viaggio avventurosissimo, un viaggio che ci riporta in terre straniere, in terre rigogliose, lussureggianti di verde, di una natura inviolata, di una natura anche insidiosa,
che attende e accoglie benevolmente chi è pronto ad attraversarla, chi ha un animo semplice, un animo puro e umile, ma che è pronta a rigettare anche o a mettere un po' alla prova chi invece non ha ancora il cuore pronto, chi ha il cuore un po' osteggiato ancora da tante forze esterne, da tanti nemici esterni. È un libro che celebra la vita, vissuto e quindi ancora di più possente, perché la voce dell'autore è autentica, la voce dell'autore vibra e arriva a insegnare senza imporre, arriva a insegnare senza pretendere di essere chiamata maestra, ma semplicemente con quell'amore incondizionato per la trasmissione del sapere, per la trasmissione dei tesori sacri, delle saggezze antiche che potrebbero portare l'umanità a un vero e proprio salto evolutivo e quindi a un'era di completa armonia. Il terzo titolo mi commuovo un po' a nominarlo perché è un titolo che mi ha segnato, è stato uno dei libri più intensi che abbia letto. È stato uno dei libri anche più sorprendenti. L'ignoto spaventa, l'ignoto intimorisce, però ci attrae, ci trascina verso di sé, perché forse apparteniamo, in un certo senso, per certi versi, all'ignoto. E passiamo gran parte della vita sulla punta di un burrone, di un precipizio, che abbiamo il terrore di lasciarci alle spalle, perché cadendo, precipitando, non abbiamo idea di quello che potremmo incontrare una volta atterrati e soprattutto anche della distanza, dell'altezza che ci separa dalla zona di atterraggio. Però in questo modo abbiamo anche paura, limitiamo e tarpiamo le nostre ali e poi con molta comodità accusiamo qualcun altro di avercele tarpate senza accorgerci di essere noi stessi i nostri primi sabotatori, i nostri primi avversari. E questo libro, questa storia, che è una storia che si dispiega attraverso dei capitoli lenti, attraverso dei capitoli meditativi, dove succede poco, non c'è grande azione, non c'è un ritmo serrato, né un intreccio narrativo sensazionalistico o sensazionale, ma dove tutto quello che accade prende, assume una sembianza, una forma sensazionale, perché è poco. Perché si prefigge come scopo la missione di rompere i cancelli delle proprie sicurezze esteriori, quindi della propria corazza. E il titolo di questo libro è Il rifugio di William Paul Young. È un'edizione Rizzoli. A marzo del 2018 uscirà l'adattamento cinematografico di questo libro e io l'ho letto perché incuriosita dallo spot promozionale. È una storia che ha fatto parlare, che ha creato dei veri e propri sommovimenti, anche di una certa irruenza di pensiero, perché io ho trovato, facendo un giro ricognitivo su internet, addirittura degli articoli interi di condanna sul libro, che sconsigliavano, si premuravano di avvertire il lettore di stare alla larga, di stare alla larga da quest'autore, perché quest'autore incarna l'eresia. Mi è dispiaciuto, ho letto questi articoli e ho avvertito una morsa, una pressa che andava a schiacciarmi il cuore, perché sempre di più mi rendo conto che l'uomo ha questo fastidio, si sente toccato, si sente stizzito quando si scontra con un'idea differente dalla propria, che è un'idea magari frutto di un lavoro individuale, frutto di un lavoro indipendente, autonomo, di una ricerca personale sui grandi interrogativi della vita, sui grandi perché dell'esistenza, che sono dei misteri, e molti di questi secondo me devono essere lasciati dei misteri, però è bello indagare ed è bello anche contravvenire alle regole ed è bello fare un po' i ribelli, lanciare una proposta, un'offerta, ecco, un'offerta differente, dissimile da quella abituale, che ci spaventa perché
Cosa fai? Vai a distruggere un'istituzione. Ma alla fine perché poi davvero ci spaventa? Forse perché ci metta tu per tu, con qualcosa che abbiamo perso, con un'eredità che ci è sempre appartenuta ma che abbiamo perso. Ovvero quella capacità di interrogarci, quella capacità di non dare mai niente per scontato, mai niente per assoluto, perché la verità assoluta non si può arrivare a possederla. È una verità sfuggente, è una verità che ama cambiare forma, che ama cambiare aspetto, che ama nascondersi, ama palesarsi nei dettagli, negli indizi, ma che sono sempre indizi a metà, non sono mai completi. E questa, secondo me, è un tipo di analisi, un tipo di approccio alle cose che non abbiamo più. Perché amiamo essere imboccati, amiamo starcene lì con la bocca aperta nell'attesa che ci venga dato del cibo pronto. Perché non debellare questo modo di pensare, di spingersi con il pensiero che è sterile? Perché non allargare l'orizzonte? Perché non abbracciare il tutto e non soltanto l'individuale? Il rifugio, questa è tutta una premessa molto arzigogolata, però per dirvi che Il Rifugio è un libro sicuramente provocatorio, è un libro sicuramente coraggioso e audace, si spinge in territori minacciosi, perché sono territori blindati, sono territori assai protetti, però lo fa con grande delicatezza, lo fa con grande cuore, con grande maestria narrativa. Esci fuori dalla lettura di questo libro guarita. La storia è quella di Mackenzie, un uomo, un padre di famiglia che perde la sua figlia più piccola perché viene uccisa durante una gita in campeggio. Quindi perde anche la sua fiducia nella vita, la sua fiducia nella fede, perché gli restano gli altri figli, ma lui si sente un padre sconfitto, si sente un padre fallito, un padre che non ha saputo assolvere al suo compito di padre, che non ha saputo difendere la sua piccolina. E si domanda anche Dio: perché hai permesso a quell'uomo di farle del male? Perché hai permesso a quell'uomo di portarmela via, di ucciderla? Allora sei il Dio del dolore, sei il Dio della sofferenza, sei il Dio della morte, della punizione, non sei il Dio dell'amore. Fino a quando un giorno non riceve, non trova nella cassetta delle lettere, una busta con una missiva. E il mittente è un certo Pa e scrive: Mackenzie, è da parecchio tempo che non ce ne siamo un po' da soli a chiacchierare, perché non vieni a trovarmi? La prossima settimana sarò al rifugio, il prossimo weekend. Pa è il nome attraverso cui, il nomignolo attraverso cui, affettivo, attraverso cui la moglie di Mackenzie è solita chiamare Dio, appellarsi a Dio. E Mackenzie, stordito, incredulo e anche disgustato, perché teme che sia uno scherzo di qualcuno, uno scherzo di cattivo gusto ovviamente, di qualcuno dei suoi amici, e all'inizio reagisce come potrebbe reagire chiunque, soprattutto un uomo chiuso nel suo dolore, divorato da un dolore, una voragine di dolore atroce. Poi però decide di andarci al rifugio, e qui di incontrare qualcuno di molto molto speciale, tre persone che non dimenticherà mai più e che gli restituiranno il senso, il sapore, l'odore, il colore, il tatto, la tangibilità della vita, la consistenza della vita. Gli restituiranno la pace, l'amore e la sua identità, il suo vero sé. Ragazzi, cosa dirvi? È un libro che spiega come l'unicità del singolo individuo faccia parte del tutto. E poi arriviamo a parlare Nel profondo della foresta di Holly Black, un'edizione Mondadori. Holly Black si riconferma anche qui come regina del fantasy, del dark fantasy, perché lei, ve l'ho detto tante volte anche in altre occasioni, ama i regni ferici, i regni fatati, si è
documentata, ha passato un'infanzia a leggere libri sulle fate, sulle creature del piccolo popolo, sui mondi soprannaturali e poi a un certo punto ha deciso di esserne portavoce nelle sue storie. Storie dall'estro creativo sconfinato. In particolare nel profondo della foresta e che acquisiscono poi uno spessore fiabescosi ma anche molto realistico e terrificante. Nel profondo della foresta è la storia di un ragazzo che dorme in una teca di cristallo, un po' come la Bella Addormentata nel bosco, quindi ruoli invertiti, nel mezzo della foresta di Fairfold. Fairfold è un luogo dove le creature del soprannaturale convivono con le creature umane, mantenendo però dei confini molto netti, molto precisi. Quindi nessuno invade il campo dell'altro e patti chiari, amicizia lunga, tanto per intenderci. Però la nostra protagonista è una ragazzina che ama il pericolo, che ama sconfinare, che ama l'avventura. Lei si reputa una guerriera, impugna la spada e un giorno sogna di salvare le sorti di questo ragazzo, di risvegliarlo dalla sua teca di cristallo, salvare le sorti, la sua incolumità, perché qualcuno lo ha voluto imprigionato lì dentro, chissà per quale colpa commessa, chissà per quale maledizione o per quale evento, e lei sogna di essere la sua salvatrice, sogna di riparare anche il destino di Fairfold e dell'umanità. Ma lei non sa di essere molto più speciale di così, anzi di essere molto più vicina di così al suo sogno, al suo desiderio. E qui abbiamo tanti protagonisti in questa storia, abbiamo protagonisti umani, protagonisti in mezzo sangue, abbiamo intrecci amorosi seducentissimi che faranno felici, cuori delle lettrici, ci sono alcune scene veramente veramente conturbanti, perché Holly Black ha questo modo di raccontare, di descrivere l'amore, inscenare l'amore che è proprio atipico, è quindi per certi versi torbido e conturbante, però mai volgare, quindi è un amore pur sempre magico, è un amore ferico. E a un certo punto questo ragazzo si risveglia dalla sua teca, perché la teca è infranta, lui si sbadiglia, si stiracchia e cominciano a succedere cose brutte a Fairfold. Cominciano a circolare voci di un mostro, la gente si trasforma, prende il controllo un'oscurità che deve essere domata, che deve essere sconfitta. È una storia che avvia un ciclo, un nuovo ciclo fantasy che spero la Mondadori voglia portare in Italia, perché noi Holly Black l'amiamo oramai, è una nostra eroina, è la nostra eroina delle fate, la narratrice delle fate, una delle narratrici per eccellenza dei mondi fatati e quindi di quei mondi fatati e tenebrosi insieme, quindi vogliamo anche tutto il resto della saga di Nel profondo della foresta. Per finire, amici, voglio leggervi ad alta voce un passo di un libro che sto leggendo adesso, che è scritto da Alessandra Comneno e Maurizio Balboni, coppia nella vita, nonché in ambito professionale, Pratiche sciamaniche, il cammino della conoscenza silenziosa, un'edizione Anima, e sono arrivata a un capitolo splendido che parla della ruota della vita, il cerchio della vita, e riguarda o ruota della medicina, che è un po' la mappa di orientamento degli sciamani. Sono 4 punti, quelli della ruota, in perenne movimento, che rappresentano i 4 colori delle razze che abitano il pianeta, i cicli delle stagioni, le 4 età che camminiamo nella vita, i movimenti degli astri e i 4 elementi. E io vorrei leggervi questi 4 punti perché possano attecchire nel vostro cuore. L'Oriente, l'Est, i popoli e le tradizioni dell'Est, il sorgere del sole, la primavera, la luna nuova, l'infanzia, l'aria, le prime sfumature dell'alba e la visione che si apre ai nostri occhi. Il sud, i popoli e le tradizioni del sud, il sole del mezzogiorno, l'estate, la luna crescente, la gioventù, il calore del fuoco. Il ponente, l'ovest, i popoli e le tradizioni dell'ovest, il sole al tramonto, l'autunno, l'età adulta, la luna piena, l'acqua che bagna la terra. Il nord, i popoli e le tradizioni del nord, il sole di mezzanotte, l'inverno, il quarto di luna calante, il tempo dell'anziano, la terra
e la sua intelligenza naturale. E per ognuno di questi punti corrisponde anche un animale. All'est, l'aquila sacra. Al sud, il coyote dello spirito. All'ovest, l'orso nero, padre e madre. E al nord, il grande bufalo bianco. Bene amici, questa puntata termina qui. Spero che sia stata di vostro gradimento, che vi abbia incuriositi almeno un po'. Noi ci vediamo al prossimo appuntamento, che sarà prestissimo. E come sempre vi auguro di fare mille strabilianti letture. Ciao ciao amici, ciao ciao!